Allora, siamo qui con Angelo Caputo, allenatore e allievi del Castro Pebbianelli, dopo la partita con l'Eden Policoro. È andata bene questa trasferta. Sappiamo che il primo tempo però si perdeva, poi è stato tutto in salita con una grande reazione della squadra. Abbiamo potuto ascoltare qualche ragazzo e ci ha detto che a fine primo tempo ha dato una bella strigliata per farli reagire, vero? È stata così, è stata una grande reazione perché ho detto ai ragazzi che questa partita non la possiamo assolutamente perdere. E infatti il primo tempo siamo andati in difficoltà, loro giocavano arroccati dietro, quindi era difficile per noi trovare spazi, però siamo stati in partita, perdevamo 4-2, abbiamo riuscito a recuperare, arrivare almeno a un gol di scarto il primo tempo perché su 4-2 la partita si era messa molto pericolosa, però i ragazzi hanno mantenuto, siamo stati calmi e abbiamo finito il primo tempo sul risultato di 5-4. Il secondo tempo siamo detto ai ragazzi assolutamente che qua dobbiamo buttare tutto perché questa partita non la possiamo perdere, perché non ci sta che la possiamo perdere. Contro un'ottima squadra, devo dire, perché l'Eden, al di là della classifica, questo ci fa un po' guardare come sono le partite, perché le partite sono tutte difficili, bisogna affrontarle con impegno e determinazione. Il problema è che abbiamo incontrato un avversario tosto, un avversario che al di là della classifica, che è penultimo, ma ci ha messo in grande difficoltà, giocava molto grintoso, infatti il primo tempo tutto lo sforzo che ha fatto il primo tempo, poi il secondo tempo infatti hanno poco calato. Noi siamo entrati nel secondo tempo decisi, vogliosi, volevamo il risultato, l'abbiamo ottenuto e questo va a merito ai ragazzi che ci hanno creduto ed abbiamo portato un buon risultato perché ce lo meritavamo dopo tre grandi prestazioni fatte con Lago Negro, Stella Azzurra e Venosa, anche con i risultati che erano negativi, ma le prestazioni sono state buone. Sì, infatti, anche se poi la squadra ha perso, però di fatto comunque hanno giocato bene anche le altre tre partite, noi abbiamo avuto la possibilità di riprendere e vederle. Mister, settimana abbastanza importante per caricare i ragazzi perché poi ci sarà una partita in casa, se non sbaglio, vero? Ci sarà una partita molto importante che giocheremo lunedì con il Palazzo San Gervasio e sarà una gara molto, molto difficile perché è una squadra che è sotto, praticamente l'abbiamo scavalcata con il risultato di l'altro giorno e quindi ci vorrà un grande impegno, un impegno ancora di più di quello che abbiamo messo a Policoro perché sarà una squadra che vorrà venire a fare il risultato e noi in casa non lo possiamo permettere perché abbiamo bisogno dei punti, di 3 punti per stare in una classifica che ci possiamo stare, che siamo i primi sei, siamo nelle prime 6 squadre del campionato regionale calcio a 5 allievi in Basilicata e questo non è poco. Non è poco, ecco, come dicevamo nell'altra intervista, portare Viggianello nel calcio regionale è importantissimo. Quindi noi speriamo che per una grande vittoria lunedì e invitiamo anche tutti i tifosi a venire a vedere la partita tramite il nostro sito www.castrumbianelli.it possono avere tutte le informazioni che occorrono. Mister, e allora cosa dire? In bocca al lupo per la partita di Grazie. lunedì e speriamo bene. Grazie, grazie a voi. Per lunedì se potete venire a vedere la partita, chi non ha impegni, diciamo, Lavorativo, lavorativi lunedì. importanti, perché lunedì però la partita ci sarà alle 6, quindi penso che, cioè, perché è una partita molto importante per noi. Ok, allora rinnovo l'invito e grazie, mister. Grazie a voi.